Una famiglia, quella del San Vito, formazione che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di terza categoria. Il presidente Censi, assieme alla sua truppa, ha basato il proprio progetto collettivo sul lancio dei giovani. Alcuni hanno dato i frutti sperati, qualcuno è volato in promozione, altri sono stati presi sotto osservazione da Rimini, la meta più importante da queste parti. I ragazzi, assieme alla società, hanno dato vita a un'unione non certamente casuale, feeling perfetto per lavorare in un clima sereno e al contempo divertirsi. Noi ospiti del club abbiamo ascoltato alcune delle voci dei protagonisti, conoscendo la realtà e prendendone atto davanti a una squisita grigliata. Parola agli intervistati. Le chiedo subito quale sarà l'obiettivo della squadra nel prossimo torneo. Ma partiamo più o meno come l'anno scorso, con l'idea insomma di valorizzare i giovani che sono saliti dal settore giovanile l'anno scorso, integrandoli con delle persone di esperienza, cercando di ben figurare e soprattutto di avere una crescita costante per tutti quelli che sono gli effettivi della Rosa. Ecco, proprio la valorizzazione dei giovani potremmo dire che è uno stimolo in più, soprattutto a lei come allenatore, una figura di allenatore, no? È l'obiettivo principale mio ed è l'obiettivo principale sicuramente anche della società, che in questi anni ha investito molto nel settore giovanile e nei prossimi anni sicuramente riuscirà a portare in prima squadra tanti ragazzi che stanno crescendo bene in tutte le categorie giovanili. Questa sera siamo qui ospiti da voi, vi stiamo conoscendo, direi che ci sono tutti i presupposti per lavorare bene assieme, soprattutto si vive in un clima familiare, direi che è davvero il massimo. Sì, è l'ambiente ideale, insomma, è un ambiente in cui tutti sanno quello che la società ci aspetta da loro, tanto impegno, tanta dedizione al lavoro, capendo che con altre squadre abbiamo dei gap di campionati, gap di anzianità, dei gap anche diciamo di categorie, però con il lavoro secondo me si riesce a superare molte di queste lacune. Presidente, parlavo prima con il mister, l'obiettivo ovviamente è quello di continuare a valorizzare i giovani, però quest'anno abbiamo qualcosa in più, no? Stasera siamo qui ospiti da voi, abbiamo visto nuove strutture e direi che ci sono tutti i presupposti per migliorarsi rispetto alla scorsa stagione e per raccogliere qualche soddisfazione in più. Sicuramente sì, vogliamo andare nella parte sinistra della classifica, poi provare ad arrivare nelle prime 5 per poi magari il prossimo anno puntare a qualcosa di più importante. Prima parlavamo appunto con i dirigenti, un'occhiata al girone l'avete già data, ecco, le chiedo quali possono essere le difficoltà visto che avete già conosciuto la categoria nella scorsa. Ma non credo che ci siano difficoltà, sta tutto in noi, gli altri sono, ce la giochiamo a pari con tutti, penso che non abbiamo problemi con nessuno. Ecco, ci sveli qualche segreto, come si supporta, come va avanti una società come il San Vito? Se ci può raccontare qualche aneddoto, qualche curiosità? No, solo con della gran passione. Qui si fa tutto con passione, ci sono tutti volontari, percepiscono zero di compenso, lo fanno solo per una passione che hanno per il calcio, che ci tramandiamo da generazioni. Quindi non c'è nessun segreto, solo quello di voler bene a questo sport. Direttore, cerchiamo di svelare qualche retroscena in più. Il mister ha detto di provare a stare nella parte sinistra della classifica. Questa stagione stessa cosa il presidente. Direttore, sì, sì, per forza. L'obiettivo è quello. L'obiettivo è stare dall'altra parte, provare fino alla fine, giocarci le nostre carte per sperare di portare questi ragazzi il più su possibile. Stasera abbiamo visto qualche volto nuovo, come, in che cosa consiste la sua campagna rafforzamento, se ci può dire dove è intervenuto, in quali ruoli soprattutto. Allora, sicuramente il primo profilo è stato quello di cercare ragazzi giovani, abbiamo e quelle due o tre pedine di esperienza che possono dare qualcosina in più. Siamo più o meno su tutti i ruoli, tutti i reparti, tranne i portieri cui eravamo già con due posizioni consolidate, abbiamo cercato sia un centrale difensivo di esperienza, un centrocampista centrale di esperienza e poi tanti altri ragazzi giovani, alcuni dal Savignano, alcuni dalle altre squadre qui limitrofe. Peccato quel profilo lì, giovani e quel qualcosina in più da dare. Ecco, per crescere. Prima sentivamo appunto i dirigenti che parlavano del girone. Anche a lei chiedo che tipo di girone si aspetta e come vede la sua squadra in un girone del genere, perché pare, da quello che ho raccolto, essere molto tosto, soprattutto per le squadre presenti in Valmarecchia. Ecco, infatti, a differenza dell'anno scorso, le squadre sono quasi completamente cambiate,
con alcune retrocesse. Abbiamo 2-3 retrocesse in cui da tastare un po' come potrebbero essere. Soprattutto erano sempre campi caldi, anche io da giocatore quando trovo in certi campi sempre molta fatica. Abbiamo visto anche l'anno scorso anche squadre non tecnicamente superiori a noi, però sempre tanta fatica in questi campi, in queste categorie. Però mi aspetto un girone equilibrato e tutte da scoprire queste nuove, tra le retrocesse, tra le squadre nuove, tra le squadre venute dal centro sportivo. Perché quest'anno molte squadre sono tutte nuove. Questo è il secondo anno, state dando continuità al vostro lavoro, vedendo anche le posizioni geografiche, quindi abbiamo Bellaria qui a pochissimi chilometri, Sant'Arcangelo uguale. Possiamo dire dopo 2 anni, vedendo il lavoro che avete svolto, che finalmente San Vito ha una propria identità? Beh, io penso che San Vito la propria identità ce l'abbia già da un po' di anni come settore giovanile. Quello che sta succedendo nella realtà attorno il sentore di star lavorando bene. Abbiamo sempre scelto di lavorare molto bene e con il massimo impegno per il settore giovanile. Dopo, partendo con la prima squadra e gli ultimi 2 anni, credo che il fatto di poter confermarci, di trovare ancora ragazzi che vogliono venire a giocare con noi, è sinonimo di tutto questo. Ultima curiosità, la mia personale, è la soddisfazione che avete lanciato anche qualche giovane tra i grandi, se così vogliamo dire, perché c'è stato addirittura un triplo salto in promozione come Censi. Noi, oltre a Censi, che quest'anno dopo un buon campionato con noi ha spiccato il salto, altri 2 ragazzi l'anno prima, direttamente gli allievi, sempre con lui a Sant'Ermete in prima, però hanno contribuito al salto. Ma credo che adesso, secondo me è riduttivo parlare di terza categoria, secondo me bisogna guardare molto il lavoro del settore giovanile. Il settore giovanile è pronto, sforna ragazzi che alcuni vanno a Rimini, alcuni vanno in prova, alcuni sono già andati, e questo è solo l'inizio per la categoria. Dopo, col tempo, vogliamo anche andare avanti. Però il lavoro del settore giovanile è quello che noi ci preme di più e che stiamo cercando di fare al massimo. Marco Vitali, responsabile organizzativo del settore giovanile, allora che stagione ci aspetta ad affrontare il San Vito? Allora, ogni stagione che andiamo ad affrontare per noi è sempre un'opportunità per fare meglio della scorsa stagione. Sicuramente partiremo con un numero superiore di ragazzi, il nostro obiettivo è quello di crescere anno per anno sotto tutti gli aspetti, sia a livello organizzativo che soprattutto a livello tecnico, e vedere anche qualche risultato singolarmente da parte dei ragazzi. Quando avete deciso di partire e di sposare questo progetto giovani, avete affiancato giustamente al dizionario, alla parola calcio, la parola come significato giovani. Allora ti chiedo quali sono le prospettive future anche per la prossima stagione, considerando che ci sono anche delle nuove strutture per i giovani. Allora, le prospettive per la prossima stagione sicuramente sono alte, perché abbiamo avuto un incremento di ragazzi in arrivo anche dal Sant'Arcangelo Calcio per quanto riguarda le categorie giovanissimi allievi, ed è chiaro che avremo qualche aspettativa in più rispetto alla passata stagione. Sotto l'aspetto delle strutture, il nostro obiettivo è quello ogni anno di cercare di migliorare e mettere a disposizione dei ragazzi e anche delle famiglie sempre delle strutture migliori, una buona organizzazione e tanta passione, che è il motivo principale per cui questa società va avanti. Io ho visto che, tra l'altro, essendo vostro ospite questa sera, qui c'è un clima molto familiare e questo aiuta soprattutto i giovani, o mi sbaglio? No, assolutamente hai ragione. Siamo soliti organizzare cene squadra, per creare sempre all'interno di ogni categoria sempre un gruppo migliore. Ci piace fare i seri quando siamo dentro il campo, ma ci piace anche stare insieme in compagnia, ridere e scherzare al di fuori del rettangolo di gioco.